Overwatch time, baby, let's go! Il mondo ha bisogno di eroi ed eccoci qui con un nuovo video su Overwatch. In questo caso voglio dirvi delle cose piccole, semplici. Allora, per prima cosa, ragazzi, oggi è il 5 maggio, finalmente è aperta la open beta, cioè chiunque può scaricarlo sulle console next gen o PC, quindi andatelo a fare perché non costa niente alla fine, cioè provatelo il gioco, scaricatelo, dategli una chance e vedete se vi piace. Tra l'altro provatelo con gli amici, che come vi ho sempre detto, questo qui è un gioco che principalmente deve essere giocato in squadra per avere un divertimento massimo, ma anche da soli. E tra l'altro la cosa bella è che anche quando si sta perdendo, questo gioco ti fa divertire lo stesso, cioè il livello di Rosic secondo me è molto più basso rispetto a quello di molti altri giochi, quindi vi consiglio di provarlo. Come fare? Beh, facilissimo, mi basterà andare sul marketplace dell'Xbox One a cercare Overwatch e scaricare l'open beta. Stessa cosa per quanto riguarda la PlayStation, però andando sul PSN Store, cercando Overwatch e scaricando l'open beta. Per PC è ancora più semplice, andate su battle.net, scaricate il software o l'applicazione per il desktop. In questo caso potete avere tutti i giochi della Blizzard da scaricare e a cui giocare. Io, ragazzi, di questo gioco sono molto contento perché, non lo so, mi dà quell'idea di libertà e spensieratezza che solitamente un FPS non mi dà. E allo stesso tempo, coinvolge delle parti competitive, che sono quelle lì, per esempio, di avere la giusta composizione della squadra, di avere la giusta squadra, i giusti eroi a seconda della mappa o della modalità, o gli eroi per contrastare con gli avversari. Quindi il fatto di cambiare durante la partita gli eroi, se cambiarli o no, se si ha la super o no, se prendere alcuni eroi che magari hanno delle super, delle ultime, non so come le volete chiamare, che vanno in combo. Per esempio, una che a me piace tantissimo da fare in combo è utilizzare Tracer con Zarya. Allora, la ulti di Zarya, come potrete vedere poi nelle streaming che farò oggi in questi giorni nei gameplay, praticamente tira una palla gravitazionale che attira tutti al centro di questa palla. Tracer ha una bomba che si può appiccicare, tra l'altro, che si ricarica velocemente, perché comunque il fatto che un personaggio che sta sempre in gioco la fa ricaricare velocemente, gli consente di tirare questa bomba in mezzo al mucchio di nemici e fare una strage. Quindi, ragazzi, potete creare migliaia di diverse combinazioni di modi diversi di difendere. Per esempio, potreste giocare una partita con tre torrette, due bastion in modalità torretta, un Reinhardt che li copre, o se no un Mercy al posto di Reinhardt e così via. Il fatto è questo, è che potete voi cambiare le sorti della partita solamente cambiando il modo di giocare. Cioè, tante volte in una mappa in difesa potete tranquillamente mettere tutti eroi che creano qualcosa, come Bastion o come Torbjorn e così via. Quindi il gioco a me sta divertendo tantissimo. Ieri abbiamo giocato con 5 subscriber, quindi un 6 contro 6 ed è stato fighissimo, perché quando si gioca in squadra ognuno deve prendere un personaggio, deve avere un ruolo, quindi ci siamo divertiti molto. E secondo me questo gioco ha veramente un futuro nella competizione, specialmente per come è gestito, diciamo, il comparto tecnico dei personaggi, le abilità, cosa ognuna delle abilità cosa fa, e anche le modalità, come sono quelle scorta e conquista. Quindi secondo me ha un grande futuro, specialmente sul PC, ma quello che spero io e che penso ci sia, quindi forse un pochino di Intel, anche su console, specialmente su PS4, quindi vedremo. Io spero vi sia piaciuto questo gameplay qui di sottofondo con Genji, il mio personaggio preferito attualmente da giocare, perché è molto difficile ma dà delle soddisfazioni incredibili quando lo si sa usare. Comunque, siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, spero scaricherete l'open beta di Overwatch. Se volete giocare, ovviamente mi beccate in streaming, giocheremo magari assieme, quindi fatemelo sapere anche qui sotto se avete intenzione di prenderla, cosa ne pensate di questo gioco e se non vi ha convinto, se posso dirvi qualcosa io. Quindi spero che abbiate visto questo video fino alla fine, ci stiamo avvicinando dall'alto 50.000 iscritti, grazie a tutti e il mondo ha bisogno di eroi. Let's go, baby!